Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Epistola agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3, e dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale, dopo essere stata prima annunciata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita? Negligenza. Di prima acchito non sembra che la negligenza sia una colpa molto grave. In realtà tutto dipende dalle conseguenze che ne derivano. La negligenza dell'infermiera, che ha dimenticato di dare al suo ammalato la medicina prescritta, sarà considerata leggera se lo stato del paziente non ne risente, ma sarà imperdonabile se l'ammalato muore. Il versetto citato oggi riguarda coloro che trascurano una così grande salvezza. Forse costoro non sono schernitori, empi o indifferenti, ma c'è qualcosa, un non nulla forse, che li fa rimandare a più tardi il momento di prendere posizione davanti a Dio, di accettare con decisione Gesù come proprio Salvatore. Hanno intenzione di farlo un giorno, ma non subito. Trascurano la grande salvezza che Dio offre. Grande perché è un dono di Dio. Grande perché può salvare il più colpevole di noi. Grande perché dà la vita eterna. Grande perché non chiede nulla al peccatore se non la fede nell'opera di Gesù Cristo. Se foste uno di questi negligenti, riflettete bene sulle conseguenze che la vostra negligenza può causare. Non è un problema di denaro, né di salute, né la separazione da un essere caro. È molto di più di tutto questo. È l'allontanamento eterno da Dio. La posta in gioco è troppo grande. Non rimandate la vostra decisione a più tardi. Che il Signore ci benedica.